Ciao ragazzi, bentornati a corso di walking, nuova lezione, nuovo approccio. Oggi parleremo della differenza, cioè differenza, parleremo di un nuovo approccio, approccio cosiddetto scalare, che a differenza di quello che abbiamo visto finora, dove abbiamo sempre suonato gli arpeggi, le note dell'accordo, di ogni brano, di ogni standard, di ogni sequenza armonica che abbiamo visto, dove abbiamo aggiunto solamente le note cromatiche, o le estensioni fino alla nona, esiste appunto questo nuovo approccio che ci permette di rendere il nostro walking più scorrevole, combinando magari due approcci anche più interessanti. Oggi ho preso di riferimento le prime battute di uno standard che adoro, The Things You Add, reso celebre dalla versione cantata da Ella Fitzgerald, un brano che adoro, che mi tengo ancora su velocità lente con le track, con le basi audio, così in modo da capire bene i vari argomenti. Allora, le prime quattro battute del brano sono Fa minore settima, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, La bemolle major 7, Re bemolle. Comunque, fermiamoci a queste quattro battute e suoniamo un walking, una linea semplice di walking cordale, con l'approccio cordale, quindi con le note dei vari arpeggi. Fa minore, Si bemolle minore sulla terza, Mi bemolle settima, Sentiamo un attimo con la base, la prima linea che mi viene in mente con l'approccio cordale. Sentite che ora magari in questo piccolo spazio non si sente troppo, ma dopo un po' il mio walking, se rimanessi con questo approccio, diciamo, all'infinito, risulterebbe un po' macchinoso. Questo è dovuto ai vari salti, ai vari intervalli che utilizzo, sono più o meno ampi e rendono meno fluido il mio accompagnamento. Questo esiste appunto un altro approccio che consiste nell'associare praticamente una scala ad ogni accordo più o meno, o comunque a una serie di accordi, a una sezione di un brano. Come questo brano cambia molto spesso tonalità, ad esempio si può prendere 4-8 battute alla volta e associarci una scala, oppure per ogni accordo pensare subito a una scala di riferimento. Questo ho messo gli esercizi apposta per, diciamo, allenarvi per studiare in questo modo. Nelle prime quattro battute siamo in La bemolle maggiore, Fa minore. Qui si entrerebbe un po' nell'analisi armonica del brano. Per questi argomenti vi rimando al mio corso di completo di armonia applicata. Fa minore, sesto grado, quindi ci associo una scala minore naturale, poi c'è un Si bemolle minore settima che è il secondo grado, Mi bemolle settima che è il quinto, quindi c'è un 2-5-1 perché risolve il La bemolle maggiore settima. Quindi i primi quattro accordi Fa minore, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, La bemolle major 7. Il Si bemolle minore, se un secondo posso pensare, ci posso associare automaticamente a scala dorica, e Mi bemolle settima e Mi sostenuto.
le prime quattro battute posso usare appunto le altre note dei vari accordi che non sarebbero contemplate, diciamo, nell'approccio cordale, ovvero la sesta, la nona, la sesta e l'undicesima, dette anche seconda, quarta e settima. Quindi Fa minore, posso arrivare a Fa minore, a Si bemolle, minore settima, usando anche ad esempio la seconda o la quarta, andiamo. Si bemolle, penso a Dorica, la scala dorica. Pensando ancora a Mi bemolle, la scala mi sollire, vado, arrivo alla bemolle. Quindi proviamo con la base, con l'approccio scalare. Sentite già che il nostro walking prende un'altra piega, un'altra forma, e questo potete sperimentarlo su vari standard che vi scrivo su PDF, e appunto con l'aiuto degli esercizi che ci fanno lavorare per associare una scala ad ogni accordo. Vedete tutto scritto, per ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.